Dio mio! Out o in? This is the problem. Fuori o dentro? Questo è il problema. Oddio mio. Fuori o dentro? È più facile dal di dentro riuscire a modificare l'ingranaggio opprimente e schiacciante del sistema e dell'incontrollata produzione? Oppure dal di fuori, disinseriti e ribelli, essere di esempio per il sovvertimento e per il sabotaggio del lavoro? Andate a lavorare! A mio zio questo. Colonnello. Buono però. Mi ha educato lui, brava persona. Andate a lavorare! I giovani non hanno voglia di lavorare! È vero. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. È un appassionato di proverbi. Rosso di sera, bel tempo. No, quelli meteorologici non gli piacciono. Lui sa proverbi solo per l'onestà. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che le multinazionali nel regno dei cieli. Variante, fantasioso per un colonnello. Chissà cosa non inventa per la mia situazione. Tanto sta il compagno fuori che ci lascia lo zampino. Oddio mio. Sembrerà strano, ma in casa mi hanno un po' contaminato con certe sane tradizioni. Il lavoro nobilita l'uomo, si ruba un ago, poi un bue e si finisce per vendere la propria madre. Non è mica facile liberarsi dall'onestà. Ma ora la pentola bolle. Blu 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 blu. Anche se quelle cose lì ce ne vuole per sbarazzarsene. Ti entrano dentro da piccolo e tornano a terrorizzarti quando stai per rubare l'ago. Che debolezze. Per liberarsene si può solo contare sull'urgenza delle cose e sulla voglia di rovesciare tutto. E ora la pentola bolle. Tra poco solleverà il coperchio, il vaso di Pandora. Per fortuna l'urgenza delle cose è enorme. Non si può aspettare. Bisogna vendere la propria madre. Altro che collanine. E allora è venuta la voglia di rompere tutto, le nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti, le 128, trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi. E tutto che saltava in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. E allora è venuto il momento di organizzarsi, di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea. Dalle scuole ai quartieri alle fabbriche per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, ma era una tua immagine o soltanto una bella intenzione. E allora
venuto il periodo dei lunghi discorsi. Ripartire da zero e occuparsi un momento di noi. Affrontare la crisi, parlare, parlare, sfogarsi. E guardarsi di dentro per sapere chi sei. E c'era l'orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta. Come se capir la crisi voglia dire che la crisi è risolta. E allora ti torna la voglia di fare un'azione, ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai. La sola certezza che resta è la tua confusione. Il vantaggio di avere coscienza di quello che sei. Ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è l'unica sostanziale differenza da un borghese normale. E allora ci siamo sentiti insicuri e stravolti, come reduci laceri e stanchi, come inutili eroi. Con le bende perdute per strada e le fasce sui volti. Già a 20 anni siamo qui a raccontare ai nipoti che noi. Noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria. Come se tenesse conto del coraggio la storia. Noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria. Come se tenesse conto del coraggio la storia.